omologate per uso stradale, parliamo di due vetture che sono state ideate, costruite, sviluppate per uso pista. E oggi abbiamo due vetture, una GT4 RS e l'altra GT3 RS. Sinceramente non so se definirle sorelle, cugine, però qui parliamo della GT4 RS, nuovissima, la prima volta che presentano la versione RS su una GT4. E invece qui la più conosciuta, ormai conosciuta da chiunque, la GT3 RS. GT4 RS è la versione più importante, più speciale di tutte, perché ha il pacchetto Vaisak. Tanto carbonio, poco peso, e oggi le confronteremo in prove di accelerazioni, prove di ripresa e prove di frenata. GT4 RS che guiderò appunto io, da 500 cavalli, 4000 di cilindrata e 1415 kg. E invece GT3 RS lo guiderà sempre il buon Matteo. Ciao Fede, ciao a tutti. Io sono su una GT3 RS 991.2, pesa 1450 kg, ha 520 cavalli e 470 Nm di coppia. Quindi sono un filino più pesante, ma ho qualcosina più di te. Tanto quelle che guidi tu perdono sempre. Quindi direi partire subito e poi le racconteremo nel frattempo. Procediamo subito. Vettura di cui sono davvero curioso, mai provata, la vorrei riprovare in pista. Sound mostruoso. Fede pensa di avere già la vittoria in tasca perché c'è la macchina che è un pochettino più nuova, ma io ho il motore dietro. Prima prova, direi 0-400 metri. Abbiamo anche le cinture da corsa, ma in questo caso mettiamo la cintura normale per comodità. Io direi di sfruttare questo meraviglioso launch control, dato che la garantiscono per mille migliaia di miliardi di usi. Abbiamo il PDK, mettiamolo a lavoro. Senti il mio rumore. Primi 400 metri. Matt, ci sei? 3, 2. Ok. Siamo lì. Penso di una delle più belle sfide che abbiamo mai fatto sul canale. Veramente, oh. Testa a testa, stupendo. Foto finish. Secondo me sei stato davanti tu di 2 metri, ma perché parti come al solito prima. Ho una brutta sensazione per gli 800 metri, caro mio Federico. Vedremo. Io non sentivo neanche la mia voce quando andavo, ti dico solo questo. Fanno un sound, perché chiamarlo rumore sbagliato, fanno un sound pazzesco, veramente. Non come quelle merde di aspirapolveri che fanno adesso, che sembra di usare delle macchine elettriche. 9000 giri cambiamo, 9000 giri! Direi rivincita, non so di chi, vabbè l'ho vinta io. Sì, stai fresco. 3, 2... Partito male! È partito male! Sei partito male! Allora, il problema è uno. Sei partito dopo, però ti vedevo arrivare. Io andrei subito a 800 metri perché sono veramente curioso. Comunque il launch control di queste macchine, cioè macchina da corsa proprio, impressionante. Parte come se fosse un 4x4, una trazione che non finisce più. Meglio di molti 4x4, veramente, vabbè ragazzi, stiamo parlando di Porsche, del top della Porsche. Sai che mi sta facendo divertire questa drag race? Ci annoiamo mai, Dipende. Quando porti furgoni RS6 da 4000 kg che vanno all'indietro, sì. Mi dissocio. Andiamo sulla verità. Facciamo 800 metri subito. Allora io ti dico che sto morendo di caldo perché non ho neanche l'aria accesa. Per avere tutti i cavalli che posso avere. Io invece ho l'aria accesa su 21 gradi. 3, 2. Scusarti con tutte le partenze false che hai fatto fino adesso in tutti i video che abbiamo fatto? Cazzo, camminava la tua, Non ti stavo prendendo neanche per un po'. Comunque, macchina fantastica, pacchetto Vaisak, tanto carbonio, cerchi in magnesio, non in questo caso perché il proprietario li ha smontati per l'uso pista. E la cosa curiosa
è una, due macchine diverse, sorelle, gemelle, cugine, ma il proprietario è uno, che è Max, quindi le conosce tutte e due bene. Domanda secca, quale preferisci? L'ultima arrivata in questo momento ha qualcosina in più. Si deve vedere col GT3 RS992. Ecco, esatto. Ciao, grazie. Ciao. Ma tu sei partito male per quale motivo? Tanto spinning, saltellava. Ah, quindi non partivi tu in ritardo? Io pensavo fosse colpa del pilota. Vai a cagare. 3, 2. Ok. Ok. Comunque è impressionante. E poi un'altra cosa, ti sei reso conto quanto frenano rispetto alle altre che abbiamo provato? Di solito arriviamo qui al traguardo, 800 metri, devi frenare. Qui abbiamo il margine, freni, tocchi il freno, si impianta. Direi che se la sono studiata bene a tavolino queste due macchine qua. E sono curioso di vedere il 992. Arriverà anche quello. Che dici, facciamo una ripresa? Vai, tu hai il cambio corto rispetto a questa qua. Quindi se partiamo nello stesso rapporto, scapperai via. Ma tu hai un libro che pubblichi annualmente con tutte le scuse o te le inventi al momento? È vero, mica l'ho fatto io il cambio delle macchine. Facciamo sui 70-80 all'ora. 3, 2, 1, via! Eccoci qua! Sai che forse ho sbagliato di... a cambiare di tipo 40-50 giri e forse mi assumo io la responsabilità? Questa qua è l'enciclopedia delle scuse. Vabbè, facciamo una bella prova di frenata. E qui ce la giochiamo veramente, per la mia più leggera. Che velocità vuoi fare, Fede? 180-200? Vai, 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 vai. Non è un buon segno che non ti vedo. Ho dovuto fare un primo e secondo per arrivare dove eri tu. Ah, sai che mi sono divertito davvero? Belle, belle. E sono curioso di provarla in pista, sinceramente. Più che altro hanno un grip, cioè, che agilità, che grip. Questa è la prova sempre handling. Una aerodinamica che è spaventosa, spaventosa, ragazzi. È una macchina stradale. Mamma mia, mamma mia. Matteo, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao Fede. E fateci sapere che macchina vorreste vedere nel prossimo video. Ciao.